36? 18 in questo momento abbiamo una lista di 150 famiglie che con situazioni difficilissime. Abbiamo donne incinte anche con gravidanza a rischio che stanno per partorire, che non è il caso che escano. Abbiamo bambini, più di 100 bambini in gravi condizioni di salute che stanno a casa con i genitori, che è meglio che non escono e che comunque in larga parte hanno già perso il lavoro e non sono in grado neanche di fare la spesa. Abbiamo bambini che devono ricevere il latte di corsa. E questo è un bel grosso problema che cerchiamo nei nostri limiti di aiutare a superare. E questa qui è la spesa grazie all'Ordine Costantiniano, che ha implementato le nostre risorse di igiene che erano piuttosto abbondanti. Qui abbiamo circa 200 termometri, cerchiamo di inserirlo nei pacchetti, perché almeno quelli di oggi, perché è importante provarsi la temperatura. Quindi c'è una cosa estremamente importante, ma anche un piccolo pensiero con gli ovetti di Pasqua, perché la gente sta un po' così e può essere piacevole, può significare qualcosa. Dare un aiuto materiale in questo momento è importantissimo, ma soprattutto anche questa mano tesa in un momento di crisi come può essere quello che stiamo vivendo ora è anche un grande aiuto psicologico per queste famiglie che si vivono non solo tutta la situazione ma anche la paura di non sapere che cosa mangiare.